Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a provare questo prodotto qua, che non è nient'altro che una smart camera di videosorveglianza da esterni, un po' particolare. Andiamo per gradi, vediamo cosa c'è nella confezione e passo passo vi spiego tutto. Abbiamo un bel libretto di manuale multilingua, c'è anche l'italiano completo di tutto, e ce lo mettiamo da parte perché questo ci servirà. Poi abbiamo un bel adesivo per la videosorveglianza da dover attaccare dove volete, la telecamera qua dentro, qui tasselli e viti, qua per coprire i cavi dall'acqua, sì, perché è da esterno e quindi certificata, mettiamolo da parte, questo non ci serve. Un cavo di alimentazione tondo che esce a 12 volt 1 ampere, quindi consuma 12 watt. Andiamo a vedere la telecamera in sé per sé, eccola qui, mettiamo da parte la scatola plasticosa, non so quanto resisterà a lungo, ma è certificata, quindi penso che resisterà per anni. Come funziona? Queste sono le antenne, ma non del wifi ma del 4G. Ebbene sì, perché lei si alimenta con il cavo, poi può funzionare col cavo Ethernet RJ45. Qui c'è un tasto reset che è coperto, e queste antenne sono per il 4G, perché voi potete mettere una SIM esattamente qua sopra, coperto da questo gommino. Qui abbiamo, anzi facciamo così, vi porto direttamente da questo lato perché capite meglio. Qui abbiamo un gommino dove poter mettere la SIM, un tastino per il reset e una micro SD fino a 128 GB per poter registrare poi in loop sia foto che video. E allora mettiamo la SIM in formato nano, la più piccola, nell'apposito spazio. Ma attenzione, qui all'interno abbiamo già, il produttore vi dà già una SIM prepagata, non so quanti mega, quanti giga ci sono, quindi proviamo prima con questa SIM che già è inserita, se funziona, altrimenti mettiamo noi una di nostra proprietà. Ci possiamo mettere una SD come vi dicevo prima, ve la faccio vedere più nel dettaglio. Qui abbiamo un codice QR code con l'identificazione e la password per poter accedere alla telecamera. Se la perdiamo, poi soltanto connettendola al PC con il cavo LAN possiamo rintracciare i dati d'accesso. Da questo lato poi le caratteristiche tecniche della telecamera, qui possiamo attaccarla come vogliamo, sia sopra che a parete, e da questo lato, come vi dicevo, telecamera fissa con i LED che si accendono al buio se vogliamo, e altra telecamera in movimento, pan e tilt, marca Enster. Ma adesso andiamo a collegare alla corrente, scarichiamo l'app e vediamo un po' come si comporta e le sue funzionalità. Come vi dicevo prima, questo è un pulsantino. Camera collegata alla corrente, infrarossi che si sono accesi. Attendiamo qualche secondo e vediamo che si sta muovendo e inizializzando. Intanto noi andiamo a scannerizzare per Android l'applicazione, quindi questa qua. Andiamo a scaricare e ci creiamo un account. Apri. Consenti, aggiungi un dispositivo. Bisogna aggiungere un dispositivo, vediamo un po', fotocamera 4G. Ok, scannerizziamo il QR code che non vi posso far vedere. Conferma aggiungi, aggiunta con successo. Gli diamo un nome, non macchina fotografica, ma la chiamiamo semplicemente camera terrazzo. Conferma. E gli diamo una nuova password. La password è stata cambiata. Collegamento. Aspettiamo qualche istante. In linea. E voilà, non c'è nessun wifi, ovviamente è messa sotto sopra, ok, e funziona con la connessione dati 4G all'interno della
camera. Posso sistemarla un po' con il pan e il tilt, ma sta funzionando con la SIM integrata. Non so per quanto mi durerà, poi vi consiglio di fare comunque un piano con una vostra SIM. Questa appunto è una feature ottima per chi è in assenza di wifi o non vuole portare un cavo esterno o c'è poco segnale, ma il 4G vi arriva bene e appunto potete mettere una SIM, c'è il modem integrato, perfetta. Sono compatibili anche con le SIM 5G, ma ovviamente la connessione 5G non va, solamente 4G. Andiamo a vedere brevemente come funziona. Qui destra e sinistra ovviamente si può muovere, pan e tilt, possiamo anche zoomare in e out, attivare o disattivare l'audio, sentite c'è l'effetto Larsen, andare a registrare un video di entrambe le camere e poi verrà salvata sul telefono, andare a registrare una foto, registrare, a scattare una foto, andare ad aprire a schermo intero, andare a cambiare la qualità dell'immagine HD, possiamo andare a chiudere l'altra, possiamo andare a attivare l'altra fotocamera, quella fissa, qui possiamo andare a attivare o meno il microfono, prova per farci sentire, ma si sente davvero molto forte. Possiamo programmare un posizionamento, il tracciamento mobile, possiamo attivare o disattivare, collegamento a sfera della pistola, collegamento della palla della pistola è acceso o spento. Andando nelle impostazioni possiamo condividere, possiamo andare qui e condividere il dispositivo con amici o parenti, il 4G, possiamo andare a cambiare qui eventualmente le APN se cambiamo gestore. Qui possiamo andare a cambiare la password, gestione notifica degli allarmi, abbiamo tutta una serie di impostazioni, ve li faccio vedere velocemente, anche nelle impostazioni avanzate, impostazioni audio, in input e in uscita, input lineare, ingresso microfono, registrazione sulla scheda SD, durata del file video fino a 900 secondi. Possiamo andare a configurare anche qua data e ora eccetera, impostazioni della scheda SD, se la mettiamo possiamo formattarla qui, ci dice lo spazio disponibile e quello occupato, impostazione dell'ora del dispositivo, impostazioni predefinite, possiamo riavviare o fare il reset di fabbrica, informazioni sul dispositivo, vedete l'indirizzo IP che ha preso, tipo di rete appunto 4G, qui possiamo andare a controllare se ci sono eventualmente aggiornamenti, ma nessun aggiornamento è disponibile, abbiamo l'ultima versione, qui possiamo andare a eliminare la fotocamera, andando qua invece possiamo andare a vedere le foto magari che sono registrate o i video sulla SD, qui invece all'interno, prima ho fatto ecco due foto del dispositivo, qui vi dice il 4G, ecco vedete abbiamo un totale di 300 mega a disposizione, qui poi sono i piani se vogliamo andarli ad acquistare, andando qui nelle impostazioni torniamo nell'impostazione che vi ho appena fatto vedere, andando qua poi ritorniamo nella visione delle due camere, ma adesso voglio provare come si vede di notte, quindi in assenza di luce vediamo un po' come si comporta. Ok, e vedete in automatico si sia attivato l'infrarosso e devo dire che la visione si vede veramente veramente molto bene, nulla da dire. Tra l'altro nella modalità visione notturna possiamo usare quella intelligente, quella a colori, e quindi se di notte attiviamo la modalità a colori abbiamo questa sorta di faro durante la notte che illumina veramente molto bene e diciamo che fino a 10 metri non avete problemi, oppure modalità a infrarossi, quindi si disattiva la luce e in assenza di poca luce ve lo fa vedere poi in bianco e nero. Scegliete voi insomma come comportarsi e qui poi possiamo attivare o disattivare HD o SD a seconda se avete più o meno segnale del 4G, se magari avete lentezza nel buffering video. Ma adesso rifacciamo giorno. E questo è il risultato delle due telecamere con l'infrarosso, come si vede di notte.
Altra cosa che vi posso far vedere che riguarda l'app, andando qui in alto possiamo cambiare la visualizzazione della schermata tra così, così o così. Se la colleghiamo invece con la rete LAN e quindi non vogliamo usare la SIM 4G per accoppiarla, quindi fare la configurazione iniziale, andiamo su più e selezioniamo telecamera IP e proseguiamo tramite questa schermata qua. Niente ragazzi, siamo giunti alle considerazioni, alle conclusioni finali. Prezzo intorno agli 85 euro, quindi tutto sommato prezzo qualità del prodotto, quello che offre ci sta. Cose più costose ci sono con le stesse caratteristiche, ma veramente costano anche il doppio e non so se ne vale la pena. Io lo proverò, lo attaccherò in alto, proverò appunto questo SIM 4G. Comodo anche il fatto di queste luci che fanno veramente veramente tanta tanta luce fino a 10 metri. State tranquilli che potete veramente vedere di tutto, ma comunque anche l'infrarosso, anche più di 10 metri, funziona perfettamente. Non mi resta che dargli un voto. Io l'avrei fatto di metallo, non di plastica così per l'esterno, quindi vediamo quanto dura. Per questo, solo per i materiali costruttivi, gli do 7,5, considerando anche il prezzo, che comunque è sotto i 100 euro e c'hai la SIM 4G. 7,5, non di più. Comunque, in descrizione trovate il link per l'acquisto su Amazon. Sono a disposizione per qualsiasi altre domande. Ah, velocemente le caratteristiche tecniche qua in chiusura del video, se riesco a beccarvele. Massiva, quelle più importanti sono l'H265, 20 metri di distanza di visione notturna. La panoramica, vabbè, 355 gradi, 0,90 pan e tilt, lo sapete già. 15 fps. Se volete sapere l'intervallo di frequenza per il 4G, sono B1, B3, B5, B7, B8, B20 e B28. Colpito e affondato. Le sue dimensioni 150x150x133 mm, pesa mezzo chilo, funziona con un'umidità massimo di 90% e con una temperatura esterna dai meno 10 ai 60 gradi. Detto ciò, veramente adesso è tutto. Io vi saluto, vi mando un abbraccio, ricordatevi i social, ricordatevi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, ricordatevi di mettere un like, ricordatevi quello che volete fare. Io sono qua. Vi voglio bene e vi do un abbraccio, un bacio, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!